Benvenuti ragazzi, sono Arcadici con le cose belle fraccine, siete VGDR, audio libri, gameplay di Peggle e altri format carini come indovinare fin dalla trama, analisi scena per scena di un film, per Joker, American Beauty, Interstellar, un bacio, una pistola, altre cosine simpatiche che trovate sul mio canale, basta iscrivervi, attivare la campanella. Oggi voglio parlarvi di un film di cui si sta parlando un po' sul web perché il fatto che i cinema sono ancora chiusi e si parla dello streaming, ovvero Favolacce dei fratelli di Innocenzo. È una materia complicata e delicata perché qui siamo davanti al tipico film d'autore, quindi dobbiamo fare molta attenzione a come ne parliamo. Non è il cinecomic, non è l'horror da quattro soldi, è una cosa seria, fra virgolette. E forse è questo il problema del film. Favolacce vuole farci riflettere sul rapporto fra passato e presente della nostra italiota, del nostro paese nostrano, la vecchia generazione e la nuova generazione. Una vecchia generazione condannata perché dei modi burini, istintivi, violenti, brutti e sporchi, e anche cattivi. Brutti, sporchi e cattivi come Ettore Scola, però non solo. C'è una sorta di alienazione che riguarda la nuova generazione, i bambini, che poi nel finale fanno quello che fanno. Ricollegarsi ai vecchi miti del vecchio cinema italiano, i capisaldi. Benissimo, ma c'è qualcosa che non torna. Perché tutto questo si collega a qualcosa di cringe. E quello che io chiamo metaforicamente il muccino, cioè Scola. Antonioni, muccino, nel senso che questi personaggi non si comprende la critica sociale, ma è troppo abbozzata, troppo didascalica, non colpisce come dovrebbe. Poi c'è questa regia che è troppo distaccata e so che l'empatia che non suscita questo film è intenzionale, perché è un film d'autore, come detto, dobbiamo fare attenzione a come trattiamo questa materia, ma siamo sicuri che questo sia il modo giusto per fare un film nel 2020 e per stupire le persone del 2020 con tutti i film così emozionanti, così empatici che ci entrano nel cuore? Io non credo che questo sia un modo giusto per porsi. Mi sembra più un modo di bacchettare il pubblico, dire guarda come sono bravo alla regia, so fare quello che non si fa più. Io credo che questo film sarebbe potuto essere rivoluzionario negli anni 80, probabilmente si sarebbe ridato al capolavoro, ma adesso non ha emotività e nel nuovo cinema è fondamentale l'emotività. Quindi il problema è che non trasmette nulla. I simboli che si vogliono condannare sono emblemi, lo capisco, ma sono didascalici. Io non mi affeziono a nessuno e quando succede quella cosa nel finale io non sento nulla, è un colpo di scena vuoto, così come la regia che non mi sottolinea una situazione, ma si fa mostra di sé. Un pavone che muove la coda, che muove e che apre la ruota. Non ho sentito una reale coerenza fra scrittura e regia. Sembra che la regia vada in un verso, ovvero quella di estranearti dal contesto, e la scrittura invece ti voglia spingere verso il dramma, verso la tragedia, ma non lo fa nel modo giusto, perché non ci fa entrare nei cuori di questi personaggi. Sono molto estroversi, molto macchiettistici. Questi bambini poi che vengono messi al centro del film, forse anche giustamente, ma recitano dialoghi difficili per loro. E gli adulti invece, che dovrebbero avere il compito di portare avanti la trama, hanno dialoghi stupidi, banale, sì certo, perché questa è l'Italia, non c'è quel punto d'incontro, non riusciamo a avere un contatto con il film. E se questo era l'obiettivo dei due fratelli, hanno fallito o hanno avuto successo, perché non è un po' come questo video che sto girando, non è un caso, è freddo come il film, è come se io mettessi a parlare così poi così e io dicessi cose, per non parlare della voce fuori campo che parla una lingua letteraria quasi, che a me piace, però detta da un burino. Non capisco il senso, non capisco dove dovrebbe portare tutto questo. Mi sembra
mi dispiace dirlo, una grande supercazzola sto film. Vuole essere introspettivo, vuole parlare di politica ma non va a fondo, vuole essere una sferzata ma non lo fa fino in fondo. Per me è un fallimento, oltre che essere banalmente noioso. Non lo so. Che delusione. Un film che arriva in sala comunque, che ha vinto dei premi internazionali, non può avere quel comparto sonoro. Non si capisce un cazzo. Non si capisce niente, neanche quando parlano. Qui è intenzionale? È talmente, parlano talmente male che l'audio in peso diretto è un elemento narrativo? No, devo capire quello che dicono. E questa è una critica seria. Io studio, cheat, nel caso mai qualcuno la capirà. Allibito.